Samuele Sabidussi firma anche lui una delle sei reti con le quali il Tolmezzo Carnia supera la SPAL Cordovaro, terza vittoria su tre partite in questo campionato di eccellenza che vedono la formazione carnica in testa, punteggio pieno assieme alla San Vitese, insomma tutto troppo facile? Ma troppo facile no, perché in questa categoria non è mai tutto facile, siamo stati bravi comunque a entrare subito concentrati, determinati, con la voglia di far male alla prima occasione. Si è riusciti con un fortunato autogol e poi comunque la squadra ha fatto quello che doveva fare e il risultato è arrivato alla nostra. Quattro reti nel primo tempo, altre due nella ripresa e continua anche questa serie di gol da parte di chi subentra dalla panchina e continua anche questa cooperativa del gol che avevamo già visto l'anno scorso. Sì, siamo una rosa composta da 24 possibili titolari, quindi l'importante è che il gruppo sia unito, il gruppo lavori bene in settimana, poi purtroppo in campo ci fanno 11 più 5 cambi, sta al mister mettere la formazione migliore, ma l'importante sono i tre punti. Domenica prossima arriva il Magnago Vajont a Tolmezzo che ha fermato il Brian Lignano, la squadra che per tutti dovrebbe essere la candidata alla promozione, insomma sarà già un grande big match. Sì, ti ripeto, sono tutti big match in questa categoria, il nostro obiettivo è quello di salvarsi, quindi bisogna fare più punti subito e più punti possibili, poi basta lavorare in settimana, affronteremo comunque il Magnago Vajont che ha fermato il Brian che la corazzata e quindi bisognerà lavorare ancora meglio ed essere ancora più concentrati di oggi. Si è rivista anche la capriola di Sabi con una novità, sì. Il pallone sotto la maglia, perché ce lo racconti? A dicembre arriverà la piccola Celeste che non vediamo l'ora di avere tra di noi, che comunque si aggiunge a Suami, Luca, Lorenzo e è una grande famiglia che cresce, sì, come quella sì, del Tolmezzo. Certo.